È iniziato tutto con una sfida lanciata su YouTube, su YouTube, su YouTube. Avete raccolto la sfida e risposto così. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao Davide. Salve a tutti. Ciao ragazzi e benvenuti a questo appuntamento con Davide Galopsite. Vi ringrazio perché sul canale YouTube abbiamo raggiunto i 1000+ iscritti. Apro una parentesi veloce, però prima vi faccio salutare da Guine, Super Guina che si mangia il braccialetto, e da Ughetto, fatti vedere Ugo, eccolo qua, e da Ughetto e da Guina. Allora, parentesi veloce, sono appena tornato dalla Croazia, come ho scritto anche sulla pagina di Facebook e sul gruppo, ho cercato ieri sera di rispondere a tutte quante le vostre domande, spero di non averne dimenticata nessuna, se me ne sono dimenticato qualcuno mi scuso in anticipo. La Croazia, bella, stupenda, il sole c'era, belle giornate. Due cose mi hanno particolarmente colpito. La prima è che comunque i programmi televisivi, a quanto pare, in lingua straniera rimangono originali, quindi con i sottotitoli sotto. Ho capito che quello serve soprattutto così, la persona che guarda prende anche dimestichezza con una lingua che non è la sua. La seconda è la scopa che mi ha colpito, perché non esistono scope. Cioè loro puliscono per terra con lo scopetto. Vabbè, a parte questo, chiudiamo la parentesi. Avete raccolto la sfida per quanto riguarda le interviste, avete risposto in 5, quindi abbiamo Katia, Christian, Lupo, Emanuele e Davide. È il vostro momento, grazie di cuore per aver partecipato. Vi chiedo scusa se per i minorenni le immagini saranno sfogate, ma per leggi sulla privacy l'ho dovuto fare. Grazie a tutti, a voi, ecco l'intervista, ciao, alla prossima e fate i bravi. Ciao a tutti, io sono Katia e sono qui per presentarvi la mia calo meravigliosa, Ricky. Ricky, saluta. Ricky è un maschietto, naturalmente, è con me dal 7 dicembre del 2010 e ho scelto lui come animale da compagnia perché ho sempre adorato i pappagalli, ho sempre avuto corite, altri volatili, eccetera. Quando un giorno così in un negozietto della città ho visto una calopsite, ho detto devo averne una anch'io. E così è cominciata la mia grande passione anche per le calopsite. Ricky mi ha un po' scelto lui perché quando sono entrata al negozio per comprare la calopsite, ce n'erano altre naturalmente, amore, ce n'erano altre. Lui però ha attirato la mia attenzione, ha fatto di tutto per attirare la mia attenzione, faceva fischietti, versetti, anche se era molto piccolo, aveva appena cominciato a mangiare da solo. Ancora non si vedeva se fosse un maschietto o una femminuccia, era proprio piccolino, però lui è stato un colpo di fulmine, mi aveva scelto e io ho scelto lui perché è stato irresistibile, un colpo di fulmine. Naturalmente penso che si capisce che gli voglio un bene dell'anima e lui ne vuole me, per fortuna. E diciamo che con lui ho un rapporto, oltre che di bellissima amicizia, è proprio un rapporto madre-figlio, lui è il mio piccolino e io per lui sono la sua mamma ed è dolcissimo perché per lui, cioè lui mi fa sempre capire che per lui sono la mamma migliore del mondo. Non mi vuole mai vedere triste, questa è una cosa molto carina, lui vuole sempre che io sorrida, che sia felice, che canti, lui vuole che io canti. Mi trasmette delle emozioni fortissime, di amore, di affetto, lui è molto empatico, cioè lui assorbe molto le emozioni, le interprete, le capisce, le mie, lui proprio è in simbiosi con me e quindi lui sa sempre tutto di me, mi conosce veramente benissimo, sa sempre come mi sento. Adesso è un po' agitato, è da oggi che è agitato perché ha capito che dovevamo fare qualcosa di particolare, ha volato tutto il giorno e strillato perché sentire, perché lui si emoziona, non è che lui è felice di essere ripreso, però adesso è emozionato perché sente che uso un tono della voce diverso. Normalmente io uso, cioè gli parlo in maniera, gli faccio le voci buffe, le voci strane, allora lui sente che parlo con voce normale, diciamo, e allora impostato dice che cavolo succede, pensa che ci sia qualcosa, ma è tutto a posto, muove la bacetta, bacetto la mamma, ok. E interagisce con me in maniera dolcissima, forte, lui è il mio piccolino e vuole sempre essere presente nella mia vita, in tutto, se no si fa notare lui, mi chiama, mi cerca, il piccolino. Se sente che, non so, sono triste, è successo qualcosa, lui comincia subito a fare il buffo, imita la risata, Ricky parla,
Ricky parla, sa dire delle parole, sa dire il suo nome, sa dire Cocorito, delle parole, il nome del suo precedente amico che purtroppo non c'è più, che si chiamava Pippo, eccetera. E si sa far notare, sa imitare la mia risata molto bene e sa imitare, mentre lui dice il suo nome, imita la mia voce, ne esce però una voce di bimbo, tipo, molto molto dolce, che è una voce molto bella. Sa ballare, sa fischiettare molto bene. A lui piace fischiettare Billie Jean, non, cioè, voglio dire, ha dei gusti molto fatto di musica. Da, siccome a me anche piace molto la musica, lui l'ascolta sempre, quindi non ha paura della musica ad alto volume, non ha paura della televisione. Quando ad esempio è attratto dalla televisione, per dire, io ho anche altri animali, naturalmente ho altri volatili, ho delle bellissime cocorite che però non compaiono nel video perché ancora non sono abituate ad essere maneggiate, ad essere prese, non sono ancora felici di questo, sono timide e non le voglio forzare, spaventare, eccetera. Quindi ho portato Ricky, però ci sono anche loro, amo i canarini, sono i canarini, i diamanti mandarini e ho anche i galli. Io amo molto anche i volatili da cortile, ho tre galli meravigliosi e poi ho i gatti. E ho i pesci ornamentali che mi piacciono molto, cioè siamo, è una bella famiglia, ecco. A chi ci sta guardando voglio dire che non è mai sbagliato prendere un animaletto per amico, che sia una calopsite, che sia un altro animale, un altro pet, e è una cosa meravigliosa perché loro gli animali sono meravigliosi. Ci amano davvero per quello che siamo, non vogliono cambiarci, per loro siamo sempre perfetti e andiamo sempre bene, ci perdonano sempre, ci amano davvero, vogliono stare con noi in maniera disinteressata e questo non è da poco. E quanto arricchiscono, è vero amore? Quanto arricchiscono, quanto completano la nostra vita. Niente, non voglio dilungarmi e spero di non avervi annoiato. Voglio salutare tutto il gruppo di Davide Calussite, il gruppo Amici dei Volatili. Siamo molto curiosi, io, Ricky, anche i miei altri amici, di vedere i vostri video. Vi ringraziamo per averci guardato, chiunque abbia avuto la cortesia di guardarci. E naturalmente salutiamo Davide Calussite, noi sai che ti stimiamo, seguiamo i tuoi video, ti seguiamo e sei numero uno. Lo pensa anche Ricky. Ricky, vuoi salutare? Vuoi salutare facendo vedere quanto sei amico col tuo pulcino di plastica, il tuo giochetto? Bacetto! Bacetto? Vuoi cantare, amore? Dire qualcosa? Vuoi chiudere il video con una bella fischiatina? No! Ragazzi, stasera anche un po' sonno, e quindi va bene. Comunque noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci guardato. Amore, adesso stacco la videocamera. Davide, noi abbiamo risposto a tutte le tue domande, però adesso abbiamo io e Ricky una domanda per te. Allora, siamo stati abbastanza sfacciati? Ciao! Ciao Davide, ti mando questo video in risposta al tuo video, tocca a te, avrai il coraggio. Allora, oggi ti parlerò di Sharky. Bravissima, brava, madonna quanto sei brava, dai un bacio. Bravo. Lei è Sharky. Dovrebbe essere una lei, siamo ancora indecisi, cioè incerti sul sesso. Lei è Sharky. Allora, come ti chiami? Allora, a me gli amici mi chiamano Lupo, ok? Tutti mi conoscono così, quindi ti dico Lupo. E lei si chiama Sharky, come ti ho già detto. Gli abbiamo dato Sharky per questa crestina, no? Che quando era piccola sembrava una pinnetta di squalo. E quindi abbiamo dato Sharky. Poi, allora, da quanto tempo hai il tuo amico? Io a lei aveva 20 giorni quando l'abbiamo presa, va bene? Ora ne ha 60, sì, quindi sono 40 giorni che è con noi, vero? Non dare le spalle, guarda là. Poi, perché hai scelto lui come amico da compagnia?
Senti, io sinceramente non voglio avere, non ho mai voluto avere cane o gatti per casa, anche perché penso che un animale impegnativo come un cane o come un gatto debba vivere anche in una certa casa con un bel giardino. Io non ho possibilità di avere un giardino momentaneamente, quindi. E mi sono accontentato di prendere un pappagallo, anche perché io ho sempre avuto pappagalli, però ho avuto le coccodite, ok? Ciao! Non ho mai avuto un pappagallo così impegnativo, perché anche lui è impegnativo. L'abbiamo viziato, l'abbiamo dato da mangiare, la pappa, quindi ho scelto lui. E poi, senti, ti dirò, quando siamo andati dalla sua allevatrice, dalla nostra allevatrice a prenderlo, lui era in un cosino di plastica così piccolino, con suo fratello anche. Suo fratello ha 20 giorni, quindi non è che facevano tanto, però lui era molto più spacciato nei nostri confronti. Sì, proprio tu, parlo di te. Era più spacciato nei nostri confronti, no? Era più sicuro anche. Quindi, è stato un imprinting. Un imprinting subito. Quindi, dai baciotti, grazie. Quindi lui. Poi, che rapporto hai con lui? Penso che si veda abbastanza. Che rapporto abbiamo? Lui esce con noi, con me, con mia moglie e con mia figlia. Il rapporto con lui è bello, vero? È stupendo. E lui è il nostro amico, vero? Il nostro amichetto, sì, però vieni più qua. Nostro amichetto. Ah, eccolo qua. Poi, che emozione ti trasmette? A me lui... Io sono contento quando è lui così, quando lo coccolo, quando mi fa rilassare, anche perché lui ci sta, se le prende tutte le coccole, quindi mi fa molto rilassare e penso che si rilassi anche lui, lei, scusa ti ho dato il maschietto. Quindi per me avere lui mi trasmette veramente la gioia, una grande gioia, vero? Poi quando gioca con mia figlia, con nostra figlia, che bello che è. Lui scappa e lei lo rincorre, però non vola perché sa che lei è piccola e che non ci può arrivare, vero? A prendere. Poi vedi vuole le coccole, lui abbassa la testa così e si fa fare le coccole. Che pappagallo. Poi, come interagisce con te? Senti, a me lui mi chiede da mangiare, non è che parla, mi dice dammi da mangiare, no. Però lui adora il panico, va bene? Quando gli manca nella gabbia, allora lui mi fa un versetto che è tipo un... Com'è? Fallo un po'. Sei un piccione quando lo fai, un piccione sei. C'è un piccione? C'è un piccione? Mi fa questo versetto... Era più o meno questo. Mi fa questo versetto e allora io capisco che le manca il panico con gabbia, allora glielo vado a dare. Poi, hai altri animali, se sì quali? Io ho un inseparabile di nome Bacchi, anche lui per mezzo è allevato a mano, però poi ho fatto il grave errore di mettergli una compagna in gabbia e ho rovinato tutto, perché sembra che abbia pure di me quasi. Quindi mi dispiace perché prima usciva fuori anche lui, più o meno non come lui, però era più... si fidava di più, era più fiducioso, ora invece è là e... che ci guarda, non possiamo liberarlo, se no vola per casa, si fa male, questo non vogliamo, no, che si faccia male. Però prendendone la compagna abbiamo perso la complicità, quindi. Lascio un messaggio a chi ti sta guardando, lo vuoi lasciare te un messaggio? Oh madonna, quanta polizia. Lascio un messaggio, forza. Lascio un messaggio. Poi? Continua, dai, cosa devi dire? Dai, niente, il messaggio ha detto ciao, quindi come si fa? Dal dito si passa sulla spalla, vai, bravo, aia, e salutami, ciao Davide, complimenti per il tuo canale, perché è veramente bello, interessante, io quando ho qualche dubbio navigo anche nel tuo canale e ho trovato anche delle risposte soddisfacenti.
e anche veritiere, perché insomma sono vere le cose che dici. Grande Davide, un saluto da... Non dare le spalle, dai, girati. Oh, ti tiro la coda io, eh. Te la tiro? Guarda là. Allora, un saluto da Sharky. Saluta. Ciao. Saluta. Oh. Non hai voglia? Ha alzato la cresta, quindi mi sa che gli sto dando noia. Basta. Un saluto da Sharky e da me. Ciao Davide. Tutti, io sono Emanuele e lui è Coco. Coco, fatti vedere. Non è abituato a stare davanti al computer perché è la prima volta che faccio un video con lui. Lui l'ho preso più o meno verso metà maggio. Quando l'ho preso non era in buone condizioni, infatti aveva le ali rovinate, tutte le penne rovinate, era tutto sporco e addirittura anche in depressione, non mangiava mai, non beveva spesso. E dopo è uscito dalla depressione grazie alle altre mie due cocorite che lo chiamavano sempre, poi anche le cure, le medicine, e ce l'abbiamo fatta. Ho scelto lui perché ho visto, grazie ai video di Davide, che la calopsite interagisce anche con l'uomo ed è ha buoni rapporti con l'uomo. E infatti anche con me ha un buon rapporto, siamo amici. E mi trasmette gioia, tranquillità e a volte anche nervosismo. Quando non mi ascolta si mette a volare, però alla fine ci sono riuscita ad addestrarlo. Interagisce con me in tanti modi diversi, a volte, però i più belli sono che tipo quando io me lo metto sulla maglietta, lui mi viene sotto il collo e mi si addormenta, oppure mi sta nella spalla e mi fa il gratino nei capelli. A casa ho altri animali, ho un cocorito e due tartarughe, perché sono appassionata di pappagalli e quindi prima ne avevo due cocoriti, però quelli mi sono scappati e ne ho comprato un altro. Però non lo faccio apparire nel video perché ancora non è addestrato, lo sto addestrando e ce l'ho da poco. Il messaggio importante che vorrei lasciare è che se uno deve prendere la calopsite per poi farla soffrire, è meglio non prenderla. E infatti è meglio non tagliare le ali o mettere gerotti, perché poi alla fine si riesce ad addestrarlo ugualmente anche senza questi metodi. Vabbè, ciao a tutti, saluta Coco. Va. Dillo ciao. Ciao ciao. Ciao Davide e ciao a tutti quelli che mi stanno guardando. Io mi chiamo Davide e questa è la mia intervista. Allora, queste sono le mie due calopsiti. Lui è Willy, è il maschio. E lei è la femmina Polly. Appunto, sì, sei Polly, sì. Però ci vuole l'atmosfera giusta per un'intervista, quindi... Eccolo qua. Bene, allora, Polly, la femmina, ce l'ho da novembre. Allora, vieni qua, Polly. Allora, Polly, ce l'ho da novembre dell'anno scorso. L'ho presa quando aveva già un mese, vero? No, dai. Allora, da novembre, ovviamente, quando i calopsiti vengono distribuite, sono chiusi in una scatola, quindi hanno molta paura. La prima volta che l'ho messa in gabbia l'ho lasciata là per 2-3 giorni che si abituasse e poi ha cominciato a venirmi in mano da sola. E così. E ho un rapporto bellissimo con lui, ci trasferiamo tanta gioia e tanto amore, però certe volte è un po' gelosa, perché dopo vi spiego. E niente, allora, questa è Polly. Povera Polly. E adesso tocca a Willy. Vieni, bravissimo. Willy, come avevo già detto a Davide, l'ho preso quando era ancora un pullo, cioè quando aveva meno di 2 settimane. E infatti gli davo da mangiare con la farinetta là, con l'acqua, con la siringa là. Sì, sì, è vero. Il computer, no, non puoi schiacciare i bottoni, no. E mi sono divertito molto perché ogni volta che gli davo da mangiare gli cadeva un po' sul corpo. E quando la prima volta l'ho messo sulla gabbia con Polly,
Polly era così gentile che col becco gli toglieva tutte le crosticine della pappa sul suo corpo. È veramente stata gentile Polly. E così, ovviamente Willy mi considera come una mamma, se volete papà. E con lui ovviamente è un po' il mio preferito, perché mi lascia coccolarlo, mi lascia fare tutti i giochi, così. E vabbè, così, allora, interagisce benissimo con me, infatti non mi mossica mai lui. E così, allora vai. Allora, la domanda è: perché ho scelto le due calopsiti? Allora, io volevo anche un cane, solo che mia mamma non voleva. Oh, adesso bisticciano. Vieni qua, Willy. Allora, visto che non voleva un cane mia mamma, ho detto: qual è il secondo animale che interagisce più con l'uomo? Ho cercato un po' su internet e ho visto le calopsiti. Allora mi sono detto: perché non prenderle? E le ho prese, infatti mi sto divertendo moltissimo con loro e vedo di passare il più tempo possibile con loro, adesso anche che si sta avvicinando il periodo della scuola, appena torno a casa, coccole, tutto, veramente una gioia averli. Però non ho solo loro, infatti prima di loro ho anche un canarino. Do un saluto anche a tutti quegli altri che hanno fatto un video come me l'intervista, e saluto molto anche Davide, che lo ringrazio, che ha messo anche l'altro video nel Parrot Show. E niente, allora ci salutiamo. Allora vi saluto da Willy. Che bravo Willy, la faccina gialla. E vi saluto da Polly, non si sono fatti niente, no. Vi saluto da Polly. Eccola qua. Allora, spero che l'intervista mia vi sia piaciuta. E niente, grazie per tutto. Ciao a tutti. Salve a tutti, io mi chiamo Christian e questo è il mio amichetto Flash. Ciao. Ormai ho Flash da 16 giorni e sono riuscito, anche se un po' vecchiettino, a farlo addestrare molto bene. Ho scelto lui come animale domestico perché ho visto dei video su YouTube in cui ho visto che le coccolite ci sanno dare tanto amore e affetto se le trattiamo bene, e poi mi sono sempre piaciuti i pappagalli. Ho con lui un buon rapporto di serenità e mi trasmette tanto amore. Interagisce con me salendo sul dito, sulla spalla, facendo tanti giochettini e tante altre cose simpatiche. Come altri animali ho dei gatti o dei conigli, perché mi sono sempre piaciuti gli animali, poi ho un giardino dove posso tenerli. Un messaggio che lascio a tutti è che se volete avere degli animali prendeteli, però prendetevene cura. Ciao Davide, i tuoi video sono fantastici, anche le calopsiti. Ciao!